Piero Oliveri, che è il mio socio e che diciamo, è da tanti anni, circa 20 anni, che collaboriamo insieme. Un'azione di tecnici e professionisti che sono stati con noi e che hanno sofferto in questi 20 giorni, perché la trattativa, come voi avete visto e sentito in questa operazione, insieme anche al dottore Leonardo Termini, che doveva essere qui, è arrivato adesso. E dico al mister, che è Arturo, dico, voglio dirvi, amicini uno all'altro. Questo è quello che il messaggio che voglio darvi, e spero possa arrivare non solamente alla testa, ma possa arrivare veramente al cuore dei messinesi, perché ci tengo molto. Ci diciamo che insieme possiamo portare avanti una squadra che possa fare parlare gli altri. Non per portare su un errore clamoroso, non è clamoroso, è elementare. E quindi questo ci lega parecchio. E poi con la Corte siamo stati anche nelle scuole elementari e tanti altri che ci siamo conosciuti nella nostra. Nell'immediatezza siamo stati noi e il presidente che ha portato a termine la prima impresa, intanto che dobbiamo cercare, il primo scoglio da superare, intanto è la riammissione in Lega Pro. Il presidente Straguzzi, e lo ribadisco anche io e anche a nome di tutti i dirigenti, la squadra ACR Messina non è nostra ma è di tutti quanti noi. Il capitano Straguzzi è stato veramente con tutti quanti loro, è stato veramente tenace, anche a volte quando abbiamo detto capitano lasci stare nel voler portare avanti questo progetto. Sia a livello imprenditoriale ma soprattutto a livello di cittadino, di cuore, di persona. Gli auguri, e per dire che in merito a Marchio lui è disposto a spiegare. Sì, diciamo che sì, lo puoi spiegare tu. Sì, sono stati dei chiacchieroni oppure l'omonaco non ha mai tenuto fede a quello che ha detto. E io devo essere sincero che l'omonaco ha fatto di tutto per metterci nelle condizioni di prendere la società. Questo ci tengo a precisarlo perché ha un caratteraccio, perché tutti lo conosciamo, a volte diventa davvero difficile, il presidente ne sa qualcosa, però lui davvero ci ha messo nelle condizioni per poter prendere questa società. Questo ci tengo a dirlo e voglio ringraziare io personalmente, perché mi ha ricevuto anche a momenti a casa per far sì che questo progetto andasse in termine. A complimenti. Il dottore Gugliotta, è nostra volontà, è il nostro profondo desiderio, e ci stiamo attivando in tutti i modi per far sì di poter essere riammessi in Lega Pro. Questo è il nostro auspicio. Al termine della conferenza faremo le foto finali. Scusa, ci sarà anche la seconda domanda era, forse va bene anche a te, chi si occuperà del settore giovanile e quanta importanza. Diciamo, siamo nel pallone, veramente siamo nel pallone, perché siamo un po' disorientati, nel senso buono della parola, e dobbiamo prendere fiato.